All'Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, Daniele Angelotti chiede continuità adesso la sua Pro Sesto, reduce dalla vittoria sul campo della Virtus Verona per la Gian Erminia, un altro passaggio importante per raggiungere la zona playoff davanti Bruschi e Tucci per la Pro Sesto, che inizia con questo lancio lungo subito al terzo minuto con Maurizi che si inserisce dalla corsia di sinistra, mette il cross per Tucci, non riesce a correggere, una bella soluzione in gran velocità. Il centravanti albanese arrivato nel mercato di gennaio, Bruschi tenta il cross, volé di Sala, in bagger Zacchi riesce ad evitare il peggio, la risposta di Zacchi per un buon inizio della Pro Sesto. Continua a piovere su un campo che diventerà pesantissimo la ripresa. Qua la parata di Del Frate, centrale. Minuto 25, calcio di punizione per Franzoni in porta. Anche in questo caso centrale, l'ex Desenzano inquadra lo specchio. Ma non può impensierire Del Frate. Sempre da sinistra la Pro Sesto. Altro cross di Maurizi dentro l'area. Un flipper liberato da Capitan Marotta, tornato dalla squalifica. Cross questa volta sulla testa del numero 5 Marianucci, bravo in torsione a trovare lo specchio ma non può angolare il piazzato. Qua la chiusura di Groppelli, rischiosa in una ripresa che sarà priva di grandi emozioni sotto porta vista la tantissima pioggia. Maurizi apre a sinistra, mette il cross lungo per tutti, dà la ribattuta, Marianucci trova la conclusione e Florio tenta la volée dalla lunga distanza. Due minuti dopo spacca il campo Sala che può ripartire ma frenato dalla tanta pioggia, può soltanto appoggiare a sinistra. Maurizi va all'indietro per Giorgeschi che va a lungo cross, trova Florio incapace qua di portarsela avanti in maniera corretta, si stava per spalancare la porta al numero 80. Risposta di Franzoni con la testata di Minotti a mettere in mezzo Pinto, appena entrato il numero 7, prova di punta a tirare verso lo specchio dalla sinistra. Maghet Fall prova ad innescare tutta la sua velocità, sfida qua Marianucci, mette dentro il destro che però viene deviato direttamente verso la porta. Difficile trovare tiri nella ripresa visto il terreno pesantissimo. Qua Maghet Fall se la porta avanti come può, sfida Toninelli sempre francobollato su di lui, la finta rientrare di Maghet Fall che mette in mezzo questo cross, l'inserimento di Previtali con la palla che termina abbondantemente a lato. Solo da corner e da calcio piazzato le migliori occasioni della ripresa, con l'altro cross di Bruschi per la testata di Marianucci in un finale in cui è entrato anche Christoffersen per provare a dare chili e centimetri dentro l'area. La testata poi di Minotti è di certo la migliore occasione capitata al minuto 89 dell'intera gara per il centrale Scuola Monza, che non riesce a correggere nemmeno qua sul controcross, fischiato fallo in attacco da parte di Gauzzolino della sezione di Torino. Scatta anche un cartellino giallo dopo 3 minuti di recupero. Un punto a testa per Pro Sesto e Gian Erminio.